prima di loro c'era un ragazzetto con un uomo che sembrava essere suo padre. Ora, questo ragazzetto, nel tentativo di fregarsi un busto di patatine, con un gesto tanto rapido quanto maldestro, aveva piantato il gomito nello stomaco di Domenico. Domenico, preso alla sprovvista, aveva emesso un suono breve, gutturale, si era portato la mano sullo stomaco ed era rimasto piegato in avanti con la bocca socchiusa e gli occhi spalancati come un cefalo che si trovi faccia a faccia con uno squalo. L'aspirante Mariuolo, dal canto suo, era rimasto immobile. Poi, con un gesto impercettibile delle dita, aveva lasciato cadere a terra il pacchetto incriminato ed era rimasto a guardare fisso davanti a sé, senza degnare Domenico di uno sguardo, come un innocente immerso dentro i fatti suoi. Maria Rosa si era girata verso il figlio proprio in quel momento, gli aveva visto quella strana espressione spiritata e si era preoccupata. «Ah, mamma, che è successo?» «Niente, niente!» aveva risposto Domenico raddrizzandosi. «Un po' di crampo allo stomaco, mo mangio e mi passa!» Aveva detto queste parole in maniera molto chiara perché il ragazzino le potesse sentire bene. L'altro le sentì. Gettò uno sguardo veloce di natura incomprensibile su Domenico e se ne andò, seguendo il padre che aveva appena finito di pagare. Domenico fece in tempo a notare che, pur essendo di certo un suo coetaneo, era di parecchi centimetri più alto di lui, aveva spalle larghe e capelli incredibilmente neri ed ondulati. Si chiese come mai non l'avesse visto prima di allora, pensò forse erano solo persone di passaggio fermatesi a fare la spesa. Non poteva immaginare che lì a qualche giorno, con l'apertura del nuovo anno scolastico, se lo sarebbe ritrovato in classe.